Ciao a tutti, benvenuti al Wasafat Malika. Oggi facciamo come fare due succhi di frutta naturali, i sanissimi, i buonissimi, i facilissimi, senza glutine, e come fare melanzane ripiene di mozzarella e di pomodoro e basilico. Sono deliziosi. Spero che vi piaccia il video di oggi. Se vi interessa, state con me fino alla fine del video. Se vi piace il video, prima di uscire dal canale, mi fate un like, condividete, vi iscrivete, così vi arrivano tutte le mie notifiche. State con me, così prepariamo questo peperone ripieno di mozzarella. Niente, per fare il succo, ho preso 50 g di pistacchi, mezzo dell'avocado, un cucchiaio grande di mele, di castagne, un litro di latte. Nel frullatore metto il latte, aggiungo i pistacchi. Prendo l'avocado, taglio la metà, nel succo metto solo la metà, 1 litro di latte, mettiamo metà dell'avocado, tolgo la buccia come vedete, taglio i pezzettini l'avocado e poi lo metto con latte e vado a frullare tutto finché non diventa un succo liscio. Ho dimenticato di dirvi che metto anche un cucchiaio grande di mele prima di macinare. Questo succo che c'è pistacchi, c'è l'avocado, veramente dà proprio una carica. Frullato bene il succo, adesso lo mettiamo nei bicchieri. Il mio succo è pronto, lo mettiamo nei bicchieri. Guardate com'è cremoso, sembra il sorbetto. Il mio succo è pronto, è da bere, veramente delizioso. Adesso state con me, così prepariamo il secondo succo. Ho preso le frutte di bosco, lo metto nel tegame, metto un cucchiaio piccolo di cannella macinato, aggiungo mezzo litro di acqua e lo faccio bollire sul fuoco forte 10 minuti. Dopo 10 minuti ci vediamo. Fatto bollire le frutte di boschi, lo lascio raffreddare un po' e poi lo maciniamo nel frullatore. Metto frutto di bosco nel frullatore e vado a macinare tutto. Natto bene il succo e lo faccio scollare e poi ci vediamo. Ho scollato bene il succo, lo rimetto di nuovo nel frullatore e poi aggiungo miele e lo vado a frullare tutto di nuovo. Metto 2 cucchiai grandi di mele nel succo e poi, come ho già detto, vado a frullare tutto di nuovo, così si mescola bene il mele con il succo.
Ho frullato bene il succo, adesso lo sto mettendo nei bicchieri e questo succo si può bere sia freddo e sia caldo, come tisane di mirtilli, come tisane di frutti di bosco. Questo veramente sia il succo sia anche tisane calde, è veramente un gusto delizioso. I miei due succhi sono pronti, veramente sono deliziosi e sono buonissimi. È il succo di avocado con i pistacchi che dà una carica che veramente ci serve in questo inverno. Una carica veramente molto bella. Anche questo succo di frutti di bosco veramente si può bere sia caldo sia freddo, ha un gusto veramente delizioso e fa anche bene come ho già detto come tisane calde, c'è anche il miele che fa molto bene, l'ho accompagnato con le barrette di cioccolato. Adesso state con me così prepariamo melanzane. Melanzane ripiene, ingredienti un po' di basilico, 100 g di formaggio grattugiato, 150 g di salsa di pomodoro, 3 cucchiai di olio d'oliva extravergine, un bicchiere di acqua, un po' di oregano, un po' di sale, un po' di pepe, 2 melanzane grandi, 2 pomodori e 2 bufala da 150 g all'uno. Taglio melanzane in questo modo, come vedete, a fettini, però non vado proprio giù. Taglio, arrivo più di metà, fermo. Tutte melanzane in questo modo, come vedete, così faccio il modo di infilare bufala anche pomodori. Ho fatto la stessa cosa anche con l'altro melanzane, ho preso pepe e sale, l'ho mescolati, lo metto nelle melanzane. Taglio anche pomodori a fettini, come vedete. Quando ho finito di tagliare anche il pomodoro, ho preso un po' di foglie di basilico, le metto con il pomodoro e lo infilo in melanzane come dove ho già tagliato, come vedete. In una parte infilo pomodoro, in una infilo bufala, continuo così finché non farcisco tutte le melanzane. Quando ho farcito due melanzane con pomodoro e basilico e bufala, ho preso due ciotole per cucinare melanzane, ci metto salsa di pomodoro, metto l'olio d'oliva extravergine, metto anche l'acqua, ognuno ciotole ci metto un bicchiere di acqua, come vedete. Mescolo bene tutto, prendo melanzane, lo metto in mezzo e poi prendo basilico, lo metto proprio tra mozzarella e melanzane. Metto anche con salsa di pomodoro, ci metto basilico. Questo melanzane ha un gusto della pizza, veramente delizioso. Metto formaggio grattugiato sopra, copro melanzane con la carta stagnola, lo metto in forno a 180 gradi, mezz'ora. Metto anche un po' di oregano. Quando
scopro, melanzane, lo metto in forno mezz'ora a 180 gradi. Dopo mezz'ora tolgo la carta stagnola, lo lascio ancora in forno, così si assorbe tutto quel formaggio, diventa croccante sopra le melanzane. E poi ci vediamo. Le melanzane sono pronte. Ecco, le mie melanzane sono pronte con il gusto della pizza, veramente sono deliziosi e facilissimi, e spero che vi piacciono. Lo prepariamo per pranzo o la cena, e facilissimi come ho già detto, e spero che vi piacciono. E se vi piace il video, prima di uscire dal canale, mi fate like, condividete, scrivete, così vi arrivano tutte le mie notifiche. Grazie mille di tutto, a domani un altro video nuovo, ciao, arrivederci. هذا هو الفيديو ديال اليوم والعصير. تقدروا ترافقوه بالحلوة ديال الرسانة او اللي بالمقبلات ديال الرسانة، غير الناس اللي كيحتفلوا به. وكنتمنى يعجبكم هاد الوصفات اللي درنا لكم. الى عجبكم قبل ما تخرجوا من لاشين ديروا لي لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يصلكم كل ما هو الجديد من مطبخي، وكتبوا لي رايكم في التعليقات، يعني شنو اللي كيعجبكم في القناه ديالي، شنو اللي ما كيعجبكمش، فين خاصني نتحسن، ورايكم راه كيهمني. وشكرا لكم على كل شيء. ما تنساوش تسناوني غدا ان شاء الله فيديو جديده. الى اللقاء.